In precedenti appuntamenti abbiamo parlato di appellativi deprezzanti che danno l'idea di persona poco sveglia, stupida, incapace, di persona ingenua, facile da abbindolare. Abbiamo parlato di un zallanut, letteralmente lo scimunito, il tardo di comprentonio, il maldestro, lento nell'azione, e generalmente anche un po' fessacchiotto. Abbiamo anche parlato di tutta una batteria di personaggi che non brilla certo per prontezza e intelligenza e che a seconda dei casi sono di volta in volta identificabili come l'ambajun, la par, dermut, vavus, Sartiun, Sartiapun, Ngandamush, Baktun, Babiun, Taral, Langavun, Pesasar, Paparal, Papacian, Palacian, Canmort. Insomma, si potrebbe continuare a lungo con il deprezzamento, diciamo così, di questa tipologia di persone, Nebogomush, diciamo così. In questa occasione, però, parliamo degli effetti della loro lentezza, della loro non azione, come dire, dei risultati che produce, o sarebbe meglio dire che non produce, la loro musciaria, cioè il loro ozio, la loro indolenza. A proposito di musciaria, il termine, la parola musciaria, deriva da mosh oppure mush, che significa floscio, lento. I mush sono anche quelle tipiche persone che per la loro lentezza annoiano e annoiano spesso a tal punto da farti yala, come si dice, da farti yala, il verbo dal taglio vagamente onomatopeico, diciamo così, che significa sbadigliare. Quando è mosci, quando parla ti fa proprio alà, come dire, ti fa proprio sbadigliare. Capita spesso di ascoltare frasi del tipo calupozna ben, non ci trapazza mancano poco, ti fa spendegare prima di usare una seggia, no, proprio mosci, come dire, che lo possano impiccare, insomma, lo possano ben, non ci trapazza, mancano poco, non si affatica, non si impegna nemmeno un po', ti fa spendere prima di alzare una sedia, insomma, ti fa buttare l'anima, insomma, ti fa penare prima di alzare una sedia, prima che si metta all'opera. La lentezza, la non azione, tipica della categoria degli indolenti, sembra propagarsi anche a luogo da essi abitati. E quindi succede che anche in casa, come dire, si formano facilmente i papla, che sono una sorta di ragnatela che si sviluppa agli angoli dei soffitti delle case in ambienti poco puliti o poco frequentati. Per cui togliere i papla poi dagli angoli della casa è evidentemente considerata una cosa troppo trapazzosa, come dire, faticosa per la categoria dei mush, per cui molto spesso ai mush si accompagnano anche i papla. La categoria, diciamo,
dei mush, questa genia di persone, finisce poi sempre per evocare, come dire, anche l'immagine tipica, fantastica, classica, d'Hougademort, il passaggio da Humush a Hougademort, insomma è un passaggio breve, e praticamente si identifica poi Hougademort, come abbiamo detto in qualche altra occasione, una persona prostrata, una persona abbandonata a se stessa, senza entusiasmo, senza obiettivi, senza sogni, uno proprio che sta crepato in corpo, come dire, non ha nemmeno, come dire, un sogno, un obiettivo da raggiungere, è proprio in Hougademort. Altri termini poi che, come i Pappla, danno subito l'idea di qualcosa di trascurato, di abbandonato, sono la palunia o la fondoriglia. Il primo termine, la palunia, significa letteralmente la muffa. Ubane ha fatto la palunia. Ubane sta niente di palunia, significa è andato a mare, insomma è andato in muffa, sta in balie nude. Ubane sta in balie nude, significa è tutto ammuffito, come nel sindaco la tamba, che il pane sta tutto in balie nude, non senti insomma il cattivo odore, che il pane si è così ammuffito, è tutto ammuffito, non senti il tanfo. Il secondo termine invece, la fornuriglia, è di derivazione napoletana, probabilmente fornariglia, credo che derivi, indica la posa, il residuo di fondo del contenuto liquido riposato in un recipiente. Esempio tipico è recula a suvina da sta bottiglia che ha fatto una frega di fornuriglie, come dire, raffina quel vino in quella bottiglia perché ha prodotto un sacco di posa. All'ultimo stadio dei rifiuti ovviamente troviamo Ufumer, praticamente il letame, i residui più inutili di un prodotto che meritano di essere buttati nell'immondizia. Talvolta questo termine, il letame, il fumere, viene anche applicato ad una persona, ad un uomo o a una donna, che è proprio un fumere, come dire, una persona di poco conto, di poco valore o addirittura di nessun valore.